Seduta. Oddio, rinquadrata questa. Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui sui sentieri che salgono al Monte Padella e vorrei parlare con voi di un argomento un po' interessante. In salita, è meglio senza oppure con i bastoni? Beh, direi che possiamo proprio andare e scoprirlo. Questo è sicuramente un argomento molto discusso. Vediamo spesso, soprattutto nel trail running, soprattutto nelle gare vertical, gli atleti che corrono e affrontano le salite utilizzando i bastoni. Ma è veramente una cosa conveniente? Serve a qualcosa? Ci può aiutare? O è meglio correre senza? Beh, in questo video cerchiamo di vedere cosa dice al momento la scienza a riguardo. Partiamo dal presupposto che per salite con pendenze maggiori del 10% è fisiologicamente meglio camminare rispetto a correre. Questo perché il dispendio energetico del cammino è leggermente inferiore rispetto a quello della corsa. E lo abbiamo provato tutti. Quando la salita è molto ripida è sempre meglio camminare. Esatto, è proprio questa la domanda che ci stavamo ponendo. E se camminiamo, è meglio con oppure senza i bastoni? Sicuramente utilizzare i bastoni quando si cammina in pianura è più faticoso, perché l'utilizzo dei bastoni comporta l'utilizzo di un numero maggiore di muscoli e di conseguenza il costo energetico aumenta. Però questa differenza si riduce progressivamente all'aumentare della pendenza. A pendenze importanti, maggiori del 25%, l'utilizzo dei bastoni è leggermente più economico della normale camminata. Però si ha un'importante differenza in percezione dello sforzo. Quindi se camminiamo in salita, su delle salite molto ripide, con i bastoni, ci sembrerà di fare meno fatica rispetto al cammino senza bastoni. Quindi ridurre la percezione dello sforzo camminando alla stessa velocità in salita con solo l'utilizzo dei bastoni è molto importante, perché questo permette anche di ritardare l'insorgere della fatica, e questo è un fattore molto molto importante soprattutto per esercizi prolungati, quindi per tutti gli allenamenti, per tutte le gare dove dobbiamo affrontare salite lunghe o comunque uscire per molto tempo. Ma perché usare solo due bastoni quando puoi usarne quattro? Inoltre, se camminiamo alla stessa velocità, utilizzare i bastoni ci permette anche di mantenere le concentrazioni di acido lattico nel sangue più basse e probabilmente anche di risparmiare un po' le gambe, perché il lavoro viene suddiviso tra gli arti superiori e gli arti inferiori. E dopo tutta questa chiacchierata, guardate dove vi ho portato. Sul Monte Padella, che dire, da qui la vista è uno spettacolo, su tutta la Valle del Primiero, le Pale di San Martino, è bellissimo a 360 gradi. E se non l'avete ancora visto, sul mio profilo Instagram trovate un video con l'anello per salire fino qui. È un ottimo giro, senza salire troppo in quota, non troppo lungo, che potete fare quest'estate. Quindi in conclusione, cosa fare? Sicuramente l'utilizzo dei bastoni può aiutare sulle pendenze importanti e io vi consiglio di utilizzarli. Ovviamente se si ha a che fare con delle salite molto tecniche, solitamente è meglio avere le mani libere, quindi in quel caso non utilizziamoli, se avete quelli pieghevoli metteteli in tasca e teniamo le mani libere. Ma soprattutto come possiamo utilizzarli? Beh, non esiste uno stile vero e proprio che indichi come utilizzare i bastoni quando si affrontano le salite.
Io, come avete visto, prediligo soprattutto utilizzarli come nel passo corto dello sci di fondo. Però ovviamente non c'è una regola e solitamente magari si alternano diverse tecniche in funzione della pendenza, degli ostacoli che ci sono da superare. Ovviamente se utilizzate il corto, che quindi prevede sovraccaricare soprattutto un lato della parte alta, ricordatevi anche di fare cambio ogni tanto. Sicuramente se non li avete mai utilizzati all'inizio potrà sembrare un po' strano, e se praticate sci nordico, sci alpinismo, siete sicuramente avvantaggiati, però io vi consiglio di una prova farla comunque. Adesso è arrivato il momento di affrontare la discesa e io li piego e li tengo in tasca, perché io preferisco tenere le mani libere, che mi permettono di gestire meglio l'equilibrio e soprattutto di essere pronto se per caso scivolo e cado a terra. Però magari un video sulla tecnica di discesa, su come corro io, potremmo farlo più avanti sempre, se vi interessa. Intanto lasciatemi un mi piace a questo video e non dimenticate di iscrivervi al canale.